Ciao, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi parliamo dei prodotti terminati, mese precedente, quindi prodotti terminati di marzo. Al solito vi mostro che cosa ho terminato, vi dico come mi sono trovata, quindi non mi perdo in chiacchiere. 3, 2, 1, iniziamo! Il primo prodotto terminato che vi mostro è questo gel contorno occhiaie della Dermolab, quindi della Deborah, anti-età. La confezione è da 15 ml ed è appunto questa consistenza gel. Più che gel sembra muco, anche il colore ricorda molto quello del mocciolo. È una cosa bruttissima da dire, però ragazzi, sì, l'ho odiato questo prodotto. Non mi è piaciuto, ma sin dall'inizio andava sulle pieghette, anzi ne formava ancora di più, quindi sembrava ancora più rugosa la zona del contorno occhi. Non ho trovato nessun pregio a questo prodotto, quindi ecco, io non ve lo consiglio, non lo comprate. Il secondo prodotto terminato è questo Aloe Schiuma Viso Detergente Delicato della Bioerte. La confezione è da 150 ml, ragazzi, vi durerà un'eternità ed è pazzesco. Se lo trovate, compratelo. È molto delicato, però rimuove il trucco, lascia la pelle molto morbida e anche luminosa, quindi veramente un super 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 top. Lo ricomprerò, ma non adesso perché al momento lo sto sostituendo con il cleanser della Pixi. Questo me l'avete visto utilizzare nel video della pulizia del viso fatta in casa, ve lo linko sia qui sopra che giù nell'info box, e anche questo poi magari ve ne parlerò più in là, però mi sta piacendo molto. Al suo interno dei microgranuli di cocco mi piace davvero tanto, poi insomma ve ne parlerò in un prossimo video. Comunque questo Bioert straconsigliato. Anzi ragazzi, prima di passare al terzo prodotto terminato voglio un attimino soffermarmi su questo perché vi ho detto che è ottimo per struccare. Se non l'aveste visto, sul mio canale c'è il video di come si fa lo struccante bifasico fatto in casa. Quindi, se non vogliamo andare a spendere troppo al momento, insomma, non abbiamo le possibilità economiche, vogliamo risparmiare perché, insomma, i tempi sono quello che sono per tutti. Vi ho girato il video dove appunto facevo lo struccante bifasico e considerate che verrà a costare pochissimo e ve ne uscirà praticamente per milioni di anni. Quindi, se non l'avete visto, vi lascio il link sia qui sopra che giù nell'info box. Ragazzi, è super super valido e riesce a struccare anche il trucco waterproof. Quindi dateci uno sguardo. I prossimi prodotti terminati sono due maschere viso. Partiamo in ordine. La prima è la chiacchieratissima Glam Glow. È una mini size da 15 grammi, ragazzi, è pazzesca. Questa è quella viola, ossia la maschera rassodante. In realtà nasce come maschera peel-off, quindi bisogna metterne uno strato abbondante e poi va tolta. Si forma una pellicola e si toglie. Ma siccome insomma 15 grammi, ragazzi, ci avrei fatto due applicazioni, non l'ho mai usata così, ma l'ho sempre risciacquata e ha sempre reso la mia pelle luminosa, levigata. Davvero, costicchia un po' questo marchio, ma sono soldi spesi benissimo, quindi questa ve la straconsiglio. La seconda maschera di cui voglio parlarvi è una maschera in tessuto coreana, si chiama Roju Kiss, è una maschera anti-età, ragazze, pazzesca. La trovate in tutti quei siti che vendono appunto prodotti coreani. Se la trovate, prendetela, ve la straconsiglio. Non vi durerà per una sola applicazione, ma se siete brave a rimetterla all'interno e a chiudere bene, a risigillare bene la confezione, la usate almeno per 3 volte, perché quasi il 90% delle maschere, anzi il 95% delle maschere coreane che ho provato, sono sempre intrise di prodotto e già questo è una cosa top, perché tante volte mi è capitato di provare delle maschere in tessuto non intrise, quindi poi erano secche, non mi piacevano. Questa invece è super approvata, quindi parlando di maschere, queste ve le straconsiglio. Vi voglio però mostrare anche un'altra maschera. Queste sono le chiacchieratissime Seven Heaven, ormai le conoscerete perché sono le prime maschere che io mi mettevo in viso quando ero ragazzina, e però le sto rispolverando, soprattutto questa che è al cioccolato. Ragazzi, è pazzesca. La confezione da 20 grammi, questa non è in tessuto ma è cremosa. Ne basta un cicinin e rende la pelle molto morbida. Questa nello specifico è quella nutriente. Ne hanno diverse. Che dire, io le pago, mi sembra meno di 1 euro, 1,20 euro, e mi ci trovo benissimo. Fatemi sapere se anche voi avete utilizzato questa tipologia di maschere e quali utilizzate di questo marchio e se avete utilizzato questi che vi ho fatto vedere. Il quinto prodotto terminato è un prodotto make up, l'unico che vedrete questo mese perché non mi sto truccando, sto sempre a casa, quindi diciamo che sto dedicandomi di più alla skincare, quindi alla routine di oli, olietti, sieri, eccetera. Per chi mi segue su Instagram lo sa, insomma, spesso e volentieri faccio vedere maschere viso, eccetera. L'unico prodotto che sto mettendo è il gel per le sopracciglia, infatti l'ho fatto secco in un attimo. Questa è della Essence, si chiama Make Me Brow, lo conoscerete tutti, appunto un gel mascara, e io ho indossato il numero 2, ho utilizzato il numero 2, appunto il mascarino che poi si va a passare sulle sopracciglia. Devo dire che per stare in casa o comunque per le uscite tipo butta l'immondizia, vai a fare la spesa, può andare. Se dovete fare un trucco un po' più sofisticato, il solo mascara non vi basterà, ma ci vorrà anche una matita per le sopracciglia. Poi non so se le avete rade, sì, vi consiglio la matita per le sopracciglia. Io ho delle sopracciglia abbastanza folte, tipo Felice Caccamo, quindi questo già potrebbe bastarmi, però è un ottimo prodotto e soprattutto per quello che viene, insomma, se dovesse capitarvi, provatelo.
Passiamo ora a parlare di questi due prodotti, sono uno shampoo e un bagno doccia. Partiamo dallo shampoo, che è uno dei miei preferiti e amati, anzi diciamo che amo proprio tutta la linea della Garnier Ultra Dolce Shampoo, veramente ragazzi, tutti quelli che provo mi piacciono troppo, quella Largan, poi c'è anche, cos'era, quella all'avocado, tutti ottimi, fatemi sapere se li avete provati anche voi. Comunque questo nello specifico è olio di cocco e burro di cacao, è uno dei miei preferiti perché è lisciante, nutre e doma il crespo, quindi specifico per i miei capelli, voi lo sapete, io ho una mazza di scopa, non ho dei capelli e quindi insomma questo mi aiuta tantissimo. No, in realtà io mi offendo, i capelli in realtà sono belli, però ne ho davvero tanti, sono ricci e me li alliscio, quindi insomma ho bisogno di prodotti un po' strong. Tanti di voi mi hanno detto passa al bio, passa a non siliconi, ragazzi non posso purtroppo, i capelli siliconici, quindi devo andare su questo genere di prodotti. Invece per quanto riguarda il bagno doccia c'è questo della Natura Amica, è con succo di aloe vera, anzi di aloe bio, questo è senza parabeni, quindi farò felice chi mi dice di usare cose con inci verdi, senza SLS, senza SLS, senza sapore, insomma adatto alle pelli sensibili, mi è piaciuto davvero tanto. La confezione è da 300 ml, dà un profumo pazzesco, ora io non lo annuserò perché sennò sarà la fine, ma anche questo ve lo straconsiglio, anzi vi straconsiglio entrambi i prodotti. E per ultimo ma non per importanza abbiamo terminato questo deodorante, perché sì, stiamo a casa ma siamo profumati, è un deodorante della Dove che mi avete consigliato in tantissimi, è l'Invisible Dry. Qui c'è scritto che dura 48 ore, in realtà non dura proprio 48 ore, ma comunque fa il suo dovere. La profumazione non ve lo saprei dire, ragazze, sa di buono. No, in realtà qui c'è scritto che ok, anti macchie bianche, non scrive di cosa sa, non sa di talco, sa di profumo di pulito, quasi sì, di sa, adesso che ci penso, della Cotton Candy, se si chiama Cotton Clean, della Yankee Candle. Se l'avete provata, ecco, questo deodorante sa di quella candela lì, che è ottima, che io amo, quindi anche questo ve lo straconsiglio. Ok, siamo arrivati alla fine del video, spero come al solito che vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. Fatemi sapere se avete provato alcuni di questi prodotti e se magari vi siete trovati bene con dei prodotti con cui mi sono trovata male o viceversa. Io vi aspetto qui sul canale al prossimo video, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, c'è un link qui sotto e ve lo lascio anche giù nell'info box. Vi mando un bacio e al prossimo video, ciao!